tutti signore e signori, abbiamo una domanda di Esteban che mi scrive, pensate un po', dalla Colombia e lo fa in un perfetto italiano. Vuole sapere cosa bere o mangiare dopo i postumi di una sbornia e poi mette subito le mani avanti dicendo che sa che fa male e che non gli capita quasi mai. Ojalá si sea Esteban. Beh, cosa fare quando uno se ha passato le copas? Normalmente si sveglia il mattino dopo con un forte mal di testa e il suo primo desiderio sarà quello di prendere una pastiglia. Qui mi viene subito in mente il consiglio di vita in rima che avevo trovato su un cartello appeso in un club a New York dalle parti di Hell's Kitchen, che diceva: "If you care about your liver, do not take Tylenol for a hangover." Cioè, se ci tieni al fegato, non prendere il Tylenol dopo una sbornia. Il Tylenol è il più famoso analgesico a base di paracetamolo o acetaminofene, che dir si voglia, negli Stati Uniti. Allora, premesso che se davvero ci tieni al fegato la sbornia è meglio che la eviti del tutto, però è vero, il paracetamolo va evitato perché questo farmaco deve essere detossificato nel fegato con la stessa via metabolica dell'alcol, che è già ampiamente impegnata per smaltire i drink di ieri sera. Allora, prendi un altro analgesico, un aspirina o un ibuprofene, anziché prenderlo con un sorso d'acqua, prendilo con un bel bicchierone colmo e poi vai avanti a bere molto durante tutta la mattinata per essere sicuro di reidratarti. Tra gli effetti dell'alcol, infatti, per la gioia di quelle discoteche che vi fanno pagare l'uso della toilette, c'è quello di promuovere la diuresi. Magari uno non se ne rende neanche conto perché è un po' brillo, ma di fatto continua a fare pipì e così facendo elimina più acqua del normale. Se poi è vomitato, a maggior ragione, quindi reidratarsi è la cosa più importante. Poi mangiare. Per mangiare non credo che avrei voglia di mangiare niente, però sicuramente non è una buona idea lasciare lo stomaco vuoto, per cui fai uno sforzo e manda giù qualcosa di semplice, molto facilmente digeribile, come una fetta di pane tostato con un po' di burro e magari una tazza di tè o di caffè, come preferisci, che ti dà una mano a far passare il mal di testa e la sensazione di nausea, e allo stesso tempo con la caffeina fa del suo meglio per cercare di rimetterti in piedi. È vero che il caffè stimola ulteriormente la diuresi, ma ti ho già detto di bere tanto, semmai non prenderlo la sera prima di andare a letto, perché sennò magari senza accorgerti vai avanti ancora a fare la pipì. Un'altra cosa ancora, prendi subito un integratore multivitaminico multiminerale, poi altre indicazioni particolari io non ne avrei, ci sono rimedi popolari che vanno dal cucchiaino di olio d'oliva al tuorlo d'uovo crudo, ma io sfido chiunque in quella situazione a mangiare queste cose qui. E comunque di rimedi miracolosi non ce ne sono, non c'è altro da fare se non aspettare che il fegato abbia finito di detossificare tutto l'alcol. La romanzina sui danni dell'alcol te la risparmio, visto che hai messo le mani avanti, però insomma mi raccomando che non sia un'abitudine, perché di fegato ne abbiamo uno solo. E infine non dimentichiamo le calorie, e l'alcol ne ha 7 per grammo, quasi quanto i grassi, per cui non solo è un veleno e devasta il fegato, ma anche fortemente calorico. Una lattina di birra sono più di 100 kcal, un quartino di vino sono quasi 200, un drink super alcolico può averne molto di più. Se poi beviamo un cocktail con bevande zuccherate, alle calorie dell'alcol si aggiungono quelle dello zucchero e sono tutte calorie vuote. Tutto chiaro? Very cool.